Veramente lieti di ospitare questa campagna Mediterraneo da Remare, che è una campagna con delle finalità nobili che appoggiamo anche noi pienamente. Questa campagna è nata nel 2011, nel 20 luglio del 2011, proprio qui a San Benedetto, quindi per noi veramente è un'occasione per rinnovare queste attenzioni per iniziare a preservare il nostro ambiente, il mare, i laghi e i fiumi. Abbiamo qui un bel tavolo, abbiamo qui anche il decoraro Scanio che ci presenterà questa campagna, ma lascio subito la parola a Peppe D'Angelo che poi presenterà e farà i saluti della Presidente. Prego. Buonasera a tutti, grazie Chiara. E porto i saluti del Presidente della Lega Navale di San Benedetto del Tronto. Purtroppo si è dovuto assentare per lavoro, è un dottore, quindi ha avuto delle urgenze in studio e non è potuto essere presente qui. Presento tutti voi, grazie a voi della partecipazione, vedo anche giornalisti e autorità importanti sul pubblico. Allora, presento Vice Sindaco Antonio Capriotti, Assessore Politiche Ambientali. Un applauso, grazie. Vice Comandante. Vice Comandante. Non fa niente, Di Giulio, Comandante in Seconda presso la Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto. Consigliere Comunale Paolo Cantucci. Alfonso Teodoro Scanio, lo conosciamo, ex presidente, ex ministro dell'agricoltura e dell'ambiente. Del mare, ambiente. Io per me ambiente è Toto. E poi Bruno Mascareas, campione olimpico canottaggio, telecronista Rai Sport e direttore tecnico. Ho sbagliato qualcosa? No. Okay. Tante cose. Partiamo con il vice sindaco, chiaramente, Antonio Capriotti, e ci dirà qualcosa su questa attività che si svolgerà.